Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale per un discorso oggi che ho già fatto un sacco di volte, ma in questo periodo credo che ci sia la necessità di mettere dei puntini sulle i. Mi sto riferendo a quell'intervista che è stata fatta a Susanna Tamaro durante il Salone del Libro di Torino che si è recentemente concluso, 2023, quindi parliamo di quello del 2023. Durante il quale lei ha rilasciato un'intervista che ha fatto discutere non poco gli addetti alla cultura, gli operatori culturali e tutte le persone che appunto sono interessate ai libri, alla lettura, alla letteratura. Vi lascio qui sotto il link dove è riportata appunto l'intervista, qualora vogliate leggerlo, ma comunque vi ripeto per sommi capi quelle che sono state le sue parole più importanti, perché poi andrò a discuterle in una specie di lista punti. Perché ho davvero molto da dire in merito. L'intervista verteva sullo studio della letteratura a scuola e come far appassionare i ragazzi ai classici, un tema che, come vi ho detto, abbiamo già sviscerato tante volte qui sul tubo e anche altrove, senza naturalmente risultati, perché quello che noi diciamo non ha nessuna rilevanza per il mondo della scuola. È come siamo come due mondi opposti, il tentativo di comunicazione non è assolutamente semplice, ve lo assicuro. La scrittrice è intervenuta sulla questione dell'insegnamento della letteratura affermando: cambierei completamente l'insegnamento della letteratura italiana a scuola. Quella è una cosa vergognosa. Basta con Verga, non ne possiamo più. Come si fa a fare appassionare i ragazzi alla lettura con Verga? Ai ragazzi bisogna far leggere cose che fanno loro eco dentro, cose moderne, contemporanee o no, ma che sono adatte per i ragazzi. Non si può far leggere Verga. Io lo odiavo già alle medie, basta. E ha concluso con un'altra affermazione: la scuola ti disgusta la letteratura, la odi ferocemente, odi fare Dante. Cose difficilissime che già alla mia età erano incomprensibili. Io ho odiato leggere da bambina, capisco perfettamente perché negli anni 60 c'erano libri noiosissimi. Ok, queste sono le parole appunto di Susanna Tamaro, la sua opinione legittima che lei appunto ha il diritto di esprimere, così come io adesso ho il diritto di esprimere una risposta a questa opinione. Iniziamo col dire una cosa. Se c'è una cosa vera che lei ha detto, una cosa assolutamente su cui sono d'accordo, è che la letteratura a scuola, la letteratura italiana, parliamo della nostra scuola, va insegnata diversamente da come si fa adesso. E su questo non ci piove. Sono sicura che siamo tutti d'accordo sul fatto che molte persone, anche studiose, escono da scuola e dopo circa un anno non ricordano più nulla di quello che hanno studiato, fatto salvo coloro che proseguono gli studi in campo umanistico e che per gioco forza, per via dell'università, sono costretti a riprendere certi argomenti, a ripetere certi argomenti, anche perché lo hanno scelto. Quindi parliamo di una scelta, di una vocazione. Per tutti gli altri c'è l'oblio. Detto questo, ci tengo a definire il punto centrale del mio discorso, in riferimento a quanto dice lei. Una cosa è leggere, una cosa è studiare. Dobbiamo finirla di pensare che siano la stessa cosa. Questo l'avevo già raccontato se avete visto l'altro video che vi lascio qui, che ho fatto sulla lettura. Leggere è un piacere, una passione. Leggere è qualcosa che serve per distrarsi, per rilassarsi, per informarsi. Per tanti motivi leggere serve, ma studiare è un'altra cosa. E poiché la lettura è un procedimento del nostro cervello che non è innato, non so se lo sapevate, leggere non è una cosa che noi abbiamo sviluppato in maniera innata, come potrebbe essere per esempio la vista, perché infatti anche la scrittura non è innata. Ricordate che i primi popoli, i popoli delle origini, non avevano una scrittura. Dopo che si è affermata la scrittura, si è affermata naturalmente anche la lettura. Quindi è un procedimento che il nostro cervello ha imparato a fare evolvendosi. Quindi già qui siamo dinanzi ad una prospettiva che ci fa capire come la lettura non sia un passaggio immediato della nostra vita. Per questo è difficile per alcuni, un po' più semplice per altri. È un passaggio che sicuramente si allena però con il piacere, leggendo cose piacevoli. Ma lo studio è un'altra cosa, lo studio è una cosa che viene dopo la lettura. Imparate a leggere, tra i tanti modi che ci sono per studiare, per apprendere a scuola, c'è chiaramente la lettura. Poi ci sono anche i video, audio, l'ascolto, cioè ci sono gli esercizi, tanti metodi di apprendimento, che la lettura non è l'unico metodo di apprendimento, è sicuramente uno dei tanti. Quindi le due cose non vanno presentate come identiche, e il pensiero che a scuola tu debba imparare a leggere, quindi a sviluppare la passione per la lettura, passando mediante ciò che devi studiare, è quanto di più sbagliato si possa far passare come messaggio. La lettura deve essere insegnata prima dello studio, e io qui sono abbastanza convinta di quello che dico. Secondo me è un lavoro che va fatto prima della scuola. Prima della scuola, o comunque se viene fatto durante o dopo la scuola, quello di imparare la lettura. Si deve chiarire allo studente, soprattutto agli studenti molto giovani, che leggere e studiare sono due cose diverse, perché nel momento in cui tu apprendi
asserisci che c'è un'identità tra queste due cose, e che quindi leggere uguale studiare, e quindi studiare uguale avere voti, provare a fare delle prove, quindi entrare nel circolo di ansia della produttività necessaria per andare avanti con la scuola, automaticamente impone alla lettura un peso che la lettura non ha, perché la lettura va esattamente nel senso opposto, quello del piacere, quello della rilassatezza, del divertimento, della distrazione, del volare con la fantasia, della creatività. Di conseguenza, iniziamo con questo primo punto, quindi lettura e studio sono due cose diverse. Dato questo punto, ne consegue un altro. A scuola, purtroppo, ci sta purtroppo, non possiamo scegliere quello che dobbiamo studiare. Una volta che abbiamo intrapreso una scelta, un liceo, un istituto professionale, un'università o quant'altro, dobbiamo renderci conto che all'interno dei programmi ci sarà necessariamente qualcosa che non ci piace. Va bene, io ho fatto liceo scientifico. Non avevo problemi con Verga, non avevo problemi con nessuno scrittore, perché sono appassionata di mio, è il mio percorso di vita, è la mia vocazione. Ma nel momento in cui andavo a studiare matematica, cioè io, tipo, le equazioni di secondo grado per me erano qualcosa di allucinante. Allora cosa faccio io, Susanna Tamaro? Decido che non studiamo le equazioni di secondo grado, perché all'epoca mi facevano allontanare dalla matematica, perché non le capivo, perché mi facevano schifo. È chiaro che mi facevano schifo, non è una cosa che riguarda la mia vocazione, ma il punto è che nel programma di matematica, così come il programma di qualsiasi altro, di qualsiasi altra materia a scuola, prevede un percorso di collegamenti fatto di argomenti che possono piacermi o no. E il risultato di questo percorso è che noi scopriamo cosa ci piace e cosa non ci piace, cosa magari vorremmo fare dopo a livello di professione, di attività. E non è detto che noi dobbiamo essere bravi in tutto. La scuola ci propone dei temi, degli argomenti, delle discipline e noi scopriamo cosa ci piace, in cosa siamo portati. Quindi, anche se a me non piaceva molto la matematica, specialmente quel ramo, l'algebra in particolar modo, cosa ho fatto? Ho fatto il meglio che potevo, ho studiato, ho preso dei voti bassi, ma era quello che potevo fare in quel momento e mi sono dedicata sicuramente con più impegno ad altre materie. Quello che voglio dire è che non è che siccome c'è qualcosa che a scuola non ci piace, allora dobbiamo abolire questa cosa. Fai quello che puoi con quello che hai, che è già tanto. Perché non è detto che tu debba essere un'eccellenza in tutte le materie. Se Susanna Tamaro non piaceva Verga, non è una colpa, ma non per questo adesso lo andiamo a eliminare. Cioè, Verga fa parte della nostra storia, della nostra cultura, del canone della nostra letteratura. Può non piacerti? Mi puoi anche spiegare le tue motivazioni? Io sono apertissima ad ascoltare le tue motivazioni. Non è che adesso, siccome non ti piace, lo togliamo. Perché noi non stiamo identificando, torniamo al punto 1, la lettura con lo studio. Lettura e studio sono un'altra cosa. Se io voglio leggere qualcosa che mi piace, leggo i libri che ho comprato. Se devo studiare, devo studiare anche Verga. Quindi piglia e elimina un autore perché non ti è piaciuto, non ha senso. Adesso, cioè, io mi metterei a eliminare I Promessi Sposi se dovessi ragionare come Susanna Tamaro. Non ci penso minimamente. Ridimensioniamo lo studio di questo libro, magari gli dedichiamo meno tempo durante tutto l'arco dell'anno, perché è un libro su cui ci si fissa tantissimo durante l'anno, magari troppo tempo. Come ho detto precedentemente, sicuramente lo studio dell'insegnamento della letteratura va rivisto, in qualche modo va modificato al passo, per andare al passo con i tempi, ma di qui ad eliminare degli autori non ci siamo proprio. E qui si aggiunge un altro punto fondamentale, perché non dobbiamo eliminare degli autori? Cosa ci impone di tenere un canone? Allora, prima di tutto, non è detto che non dobbiamo eliminarli, ma dobbiamo contestualizzarli alla nostra epoca, quindi per fare in modo che si capisca perché li stiamo studiando. E per quanto mi riguarda, possibilmente anche aggiungerli. Vi ho già fatto il video su Anna Maria Ortese su tante altre, e tante altre scrittrici come Grazia Deledda, che non vengono mai menzionate al liceo. Io le ho studiate un po' di mio, un po' all'università. Quindi non è che il canone di studi letterari è fisso, immutevole, intoccabile. Però c'è certamente un quantitativo di tempo che si può dedicare a ogni autore che può essere magari ridimensionato o calcolato con più, diciamo, attenzione in modo da poter poi raggiungere più scrittori, magari anche quelli del Novecento che restano fuori, come diceva Susanna Tamaro, scrittori contemporanei o comunque del Novecento, freschi, diciamo, no? Io su questo sono naturalmente d'accordo, ma il problema è che più andiamo avanti nel tempo, più avremo scrittori, autori. Vi dissi l'altra volta nel video dei 100 classici del futuro, che l'amica geniale entrerà a far parte, secondo me, del canone letterario, della letteratura italiana. Beh, quindi man mano che andiamo avanti, il libro aumenta, le antologie, per quanto possano soffermarsi su pochi passi, pochi brani, poche poesie, poche liriche, pochi stralci di libri, comunque andrà avanti. Quindi gli anni di studio sono sempre quelli, se parliamo del liceo, dell'istituto professionale, sono 5, quindi le cose da dire aumentano e il tempo diminuisce, cioè nel senso
Lo capite da voi che è impossibile parlare di tutto e bene. Bisogna dedicare il giusto tempo ad ogni autore in base al significato, alla portata che ha avuto per la nostra storia culturale. Questo è il vero senso. E qui si aggiungono due punti, secondo me, fondamentali che riguardano gli insegnanti, che poco vogliono essere toccati nella loro maestosità del loro ruolo. Alcuni, specialmente quelli un po' più, diciamo, legati a metodi di insegnamento passati. Numero uno, va spiegato prima di tutto alle persone, in classe, agli studenti, perché si studia la letteratura, qual è il motivo che ci porta a studiarla, perché se tu mi poni, riprendi l'estate, la lista, come fanno molti insegnanti, di letture, allora ragazzi dovete studiare, scegliete 10 fra questa lista di letture, senza spiegare perché, senza incontestualizzarmi, senza spiegarmi qual è il beneficio a livello di studio che io ne ricaverò leggendo questo o quel testo, le persone naturalmente si distanziano, e la distanza qui non è dovuta al fatto che ai ragazzi non piaccia leggere, perché non è vero, lo sappiamo tutti. Il Salone del Libro ha dimostrato, come al solito, più degli anni scorsi, quanta gente ami leggere. Ve lo dico anche dalle statistiche di YouTube, le persone che leggono la fascia di lettura è quella di 24-30 anni, quindi quelli che non leggono sono quelli che stanno sopra i 30 anni, forse naturalmente escluse le persone che stanno guardando questo video, che appunto mi conoscono come me, sono più grandi di 30 anni e quindi giustamente riescono ancora a portare avanti la lettura, ma siamo noi la minoranza, perché i lettori forti sono sotto. Questa è una cosa che vi posso confermare dalle statistiche di YouTube, di Instagram, di TikTok, eccetera, eccetera. Quello che vi voglio dire è che quando tu a scuola insegni una certa opera letteraria, non devi pormela come, ok, questo è il mattone dell'Ottocento, il mattone del Settecento, lo devi sapere a menadito, devi sapere perché, mi devi spiegare perché è importante per me italiano del presente, e questa è una cosa che viene lasciata fuori troppo spesso. E altro punto in aggiunta a questo, quindi alla capacità di un insegnante di saper spiegare il valore di determinati argomenti, si aggiungerebbe anche un certo bagno di realtà. Susanna Tamaro dice nella sua intervista: i libri devono far parlare al cuore dei ragazzi, devono risvegliare, insomma, devono suscitare qualcosa. E a scuola io mi annoiavo mortalmente a leggere, a studiare, questo che è, quello che è, parlando di Verga. Ma noi sappiamo che Susanna Tamaro è una scrittrice, quindi la cosa suona un po' strana, no? Voglio dire. Come ha fatto a diventare scrittrice se non era una grande lettrice? È diventata lettrice sicuramente dopo, probabilmente fuori da scuola, come accade a tantissime persone in altri frangenti non legati allo studio, e qui ritorniamo al punto 1. Il bagno di realtà degli insegnanti sta nel fatto che per far veicolare le informazioni, e questo riguarda qualsiasi disciplina, non solo la letteratura, tu devi sviluppare la possibilità nel tuo studente di produrre endorfine. Non dimentichiamo per favore le neuroscienze. Le neuroscienze sono fondamentali come tematica da conoscere se sei una persona che insegna, che ha a che fare con studenti di tutte le età. Se tu ti piazzi in cattedra per 2 ore e 3 ore e ti metti a parlare con una voce monotona, come fanno molti professori all'università, tra l'altro, cosa che a me ha distrutto la vita, senza interventi, senza esercizi, senza visualizzazione, immagini, parole, suoni. Non ti si ascolta, nessuno ti si fila, basta con questo tipo di insegnamento. Questo insegnamento distrugge gli studenti perché poi li mandi a casa con 50.000 compiti al pomeriggio su argomenti di cui loro non hanno capito niente, perché, guardate, ragazzi, lo span di attenzione del cervello è brevissimo, ma non è brevissimo perché c'è TikTok, perché ci stiamo abituando ai social, è brevissimo perché se io faccio una lezione di 80 minuti e ne faccio una di 25 con le dovute pause, le persone ricorderanno più le cose dette durante la lezione di 25 minuti che di quella di 80. Perché se tu dici, vabbè, ma 80 dirò più cose, ok, ma verranno dimenticate praticamente quasi tutte. Fai cose più brevi, lezioni più brevi, intervallate da pause in cui si discute di quello che si fa, in cui si fanno degli esercizi, non necessariamente scritti, anche verbali, anche di discussione. Ci sono libri e libri su come si apprende, sulla facilità che il cervello ha per apprendere le nozioni di studio se si usano i giusti strumenti. Nel momento in cui tu mi dici gli studenti non studiano, non sono interessati alla letteratura perché sono dei rincoglioniti, perché sono interessati ai videogiochi, perché. No, tu non hai capito niente. Qui il problema è che tu stai cercando di infilare dei contenuti nella testa di una persona che non, quella testa non funziona così, il cervello non funziona così. E man mano che si va avanti con l'età, il cervello perde elasticità, a meno che una persona non lo tenga appunto in allenamento con esercizi, letture e quant'altro, il che, come avete ben chiaro guardandovi intorno in questa società, non succede. Ma fin tanto che sono giovani le persone, quindi gli studenti giovani, liceo, medie, università,
la malleabilità va allenata, quindi non è che tu mi devi allenare a amare la lettura, ma chi sei tu? Ma chi sei? La lettura è una cosa che viene dal cuore, lo studio è un'altra cosa, tu mi devi allenare a imparare, a trovare il modo di mantenere il più possibile le informazioni. Perché se io oggi studio Verga, poi esco da scuola e dopo un anno non mi ricordo più neanche di cosa parlo in Malavoglia, vuol dire che tu hai fallito, non io studente, tu hai fallito. Perché di tutto quello che tu mi hai detto non è rimasto niente, non è rimasto niente. Ragazzi, di tutto quello che noi studiamo a scuola non rimane niente. E lo dico io delle cose che ho studiato per lo più di altre materie, ma specialmente di materie scientifiche, che era il motivo per cui io all'inizio me l'ho scritta al liceo scientifico, non è rimasto niente. E vi posso assicurare che io studiavo, capivo pochissimo, avevo molti problemi di apprendimento, specialmente perché abbiamo avuto professori incapaci da quel punto di vista. E penso che molti miei compagni di classe all'epoca, anche più bravi di me, possano confermare questa cosa. Ma dal punto di vista della letteratura, io ho avuto degli insegnanti incredibili, bravissime. Anche se io non fossi andata a studiare lettere poi all'università, io avrei ricordato tutto. Perché questa è la bravura. La bravura non è far leggere agli studenti libri che evocano, no, no, non leggiamo Verga, leggiamo Susanna Tamar, no, è il modo in cui tu parli delle cose, il modo in cui tu insegni le cose, quello che tu susciti a me. Perché allora, scusami, se non sei tu il perno della scuola, tu insegnante, tu professore, allora cosa ci andiamo a fare a scuola? Tanto vale, mi metto al computer, mi guardo le video lezioni registrate dal chat GPT e mi metto a sentire la letteratura raccontata da una voce tecnologica. E studio così, cioè se io vado a scuola, il motivo numero uno è che c'è un insegnante o una insegnante che mi veicola la passione per la sua materia e me la insegna anche se la materia non è di mio gusto, anche se quella tematica di quella specifica materia, Verga, abbiamo detto con Susanna Tamaro, non è diciamo, l'elemento di letteratura del canone letterario che più mi interessa. Quindi bagno di realtà per gli insegnanti, bagno di realtà per gli operatori culturali che pensano che i ragazzi siano sempre degli stupidi, cioè dovete capire che il cervello ha delle potenzialità fortissime di malleabilità inespresse, specialmente in gioventù. E tu non puoi pensare che in una classe di 25-30 persone tutte e 25-30 cervelli funzionino allo stesso modo. Stai sbagliando, stai sbagliando. Ci sono quelli che hanno l'apprendimento lento, quelli che hanno l'apprendimento visivo, quelli che hanno l'apprendimento rapido, quelli che hanno l'apprendimento matematico. Voi non avete idea, non avete. Gli insegnanti, mi sembra di capire, perché se leggo i discorsi, questo capiscono anche molti operatori culturali, non solo l'insegnante, ma non è che sto a dare la colpa all'insegnante. Voi non avete idea di quanto il cervello di una persona differisca da quello di un'altra persona, della stessa età, magari anche dello stesso sesso. Dobbiamo renderci conto che questa parte di studio delle neuroscienze è fondamentale, altrimenti l'insegnamento cadrà nel vuoto. E ora sento le persone che diranno, ma io quando ero giovane, i boomerini, no? Quando ero giovane io studiavo tutto, a scuola ci facevano fare tutto a memoria, a scuola se non imparavi la poesia di che cazzo ne so, di Montale, di tutti gli autori, di Dante a memoria, allora ci facevano neri. E lo sapevate perché voi imparavate bene queste cose? Perché usavano la paura. Perché gli insegnanti menavano con la bacchetta. La paura è un veicolo fondamentale di apprendimento, ma è il veicolo sbagliato. Cioè, quando noi abbiamo paura di qualcosa, quando abbiamo dei traumi, il professore che ci apre il culo, che ci picchia con la bacchetta di legno, che grida e quant'altro, noi ricordiamo le cose, ma per trauma, non perché siamo appassionati. E allora ci sono due modi di apprendimento: il trauma, che non è bello, non è bello perché poi dopo succedono cose brutte, e poi c'è la passione, c'è l'endorfina che risveglia l'amore, l'amore per le cose, la passione, la voglia di dire: ah, che bello, questa cosa mi piace, la faccio ancora, ancora, ancora. E questo è il motivo per cui voi studiavate negli anni 60, magari negli anni 70, quello è perché avevate paura, perché andavate a scuola e sia gli insegnanti che i vostri genitori vi menavano le mani questo metodo di merda che è stato tramandato per anni e vi menavano così tanto che alla fine per trauma ricordavate tutto. Bello, bel metodo di apprendimento quello, bellissimo, veramente proprio ho da 10 e lode. Vado a concludere perché mi sono già dilungata abbastanza. Con Susanna Tamaro appunto concordo nella possibilità di rivedere l'insegnamento, ma avete capito da che punto, da che angolazione secondo me va rivista. Detto questo, c'è un'ultima cosa che va sottolineata, che secondo me è fondamentale. Sempre tornando al fatto che Berga non piace a lei, a me sì, mi ritrovo, che può annoiare e quant'altro, lo studio della letteratura ha,
questa è una mia opinione personale, ma penso condivisa da molti, ha un importantissimo valore ed è la prima cosa che va spiegata a scuola quando si inizia, quando entrate in classe e dice buongiorno, sono la professoressa di letteratura, questo è il mio programma degli anni prossimi che faremo insieme, volevo dirvi perché ho deciso di insegnare a questi autori e perché noi lo facciamo, perché noi dobbiamo studiarli. Noi siamo italiani, ok? E abbiamo un bagaglio culturale immenso, vabbè, lo sappiamo, sappiamo la manfina, quello che poi immenso così, ma nessuno se ne fa niente perché vabbè, lasciamo perdere, sapete già dove vado a parlare con questo altro discorso che non c'entra niente con la letteratura. Nel momento in cui noi, dato che vedo che ultimamente, dato grazie anche al governo che ci troviamo in questo periodo, dobbiamo mostrare la nostra identità di italiani, come dire, in confronto alle altre identità europee, no? Sempre c'è questo clima di tensione, noi dobbiamo essere meglio degli altri. Allora, se vogliamo essere davvero meglio degli altri, qualsiasi cosa questa cosa voglia dire, invece di andare a formare la nostra identità sull'odio verso il prossimo, che sia la persona che emigra, che sia il transessuale, che sia una persona omosessuale, che sia una persona diversa, una donna che non ha figli o una donna che decide di avere un figlio con un utero di un altro. Ecco, invece di costruire la nostra identità di italiani sulle differenze, costruiamo la nostra identità di italiani sul bagaglio d'oro che noi abbiamo. E nel momento in cui ci andiamo ad approcciare ad altri popoli, ad altri paesi, noi non ci presentiamo con l'etichetta dei pezzi di merda razzisti, dei fascistoni, noi ci presentiamo con l'etichetta, anzi col bagaglio culturale colmo di oro, di conoscenza di quello che è il patrimonio letterario italiano nostro, che è uno dei migliori di tutta Europa, e non lo dico perché sono italiana, ma perché è così, va detto, dei migliori di tutta Europa. E quindi la letteratura diventa il bagaglio culturale da portare con sé ovunque si vada, in un'altra città, in un altro paese, nel confronto con persone straniere o anche con persone della vostra stessa città, perché questo bagaglio contiene monete d'oro da donare, perché non c'è cosa più bella che parlare della letteratura del nostro paese con le altre persone o pensare che siamo stati noi siamo le persone che vengono dopo questi grandi artisti. Perché se l'alternativa è quella di mettere nel nostro bagaglio sassi e pietre da tirare agli altri, allora io non la voglio questa identità italiana, non la voglio. Preferisco rimanere salda con quelli che sono i nostri principi culturali, ed è questo il valore da insegnare a scuola, prima di tutto, prima ancora di mettersi a fare la parafrasi del primo canto di Dante, prima ancora di mettersi a parlare di quel ramo del lago di Como, prima ancora di questo, devi spiegarlo. Tutto questo, indico i libri, qui ci sono i classici, tutto questo è parte della tua identità. Vuoi davvero ignorarla? Al prossimo video. Ciao ciao!